Allora, no, chiedo appunto a Mauro se vogliamo dividere la serata, se è possibile, in una parte su questo bellissimo, praticamente, libro di testimonianze critiche, dove ci sono molti dei miei amici, tra cui Pusterla, tra cui che è stato presentato anche qua, tra cui tra l'altro soprattutto il prefatore del libro, però, Seracchie Morene, che è Giancarlo Pontigio, che doveva venire, purtroppo non può venire, poi ci sono tanti e tanti appunto amici, queste introduzioni, cioè lui ha avuto proprio un libro per sé, un libro fatto dagli altri, con una parte antologica di poesie e una parte fatta di piccoli saggi, piccoli saggi. Il titolo di questo libro, scritto su Mauro Ferrari, di cui fa parte anche la qui presente Maria Pia Quintavalla, che è una se l'ultima della serie, ultima ma Ti non. dirò per ultimo che ha sparlato di te. Come si dice, l'ultima in inglese, qua è last but not least, perché lui ha insegnato inglese, è un anglista, c'è poco da fare. Quindi il libro si intitola L'etica dello sguardo, è un libro uscito lo stesso anno dell'altro libro di cui oggi parliamo, che è Seracchie Morene. Qualcuno ce l'ha, per esempio la Barbara, vedi che ce l'ha già in mano, ha già fatto i compiti, anche lei e Antonio. Quindi qualcuno l'ha già letto. E tutti e due libri sono usciti contemporaneamente, tant'è che il primo incontro, ti ricordi, fra me e te doveva essere su questa etica dello sguardo. Quindi, se tu sei d'accordo, iniziamo appunto a parlare di questi saggi e poi parliamo dell'ultimo tuo vero libro di poesia, Seracchie Morene. Naturalmente, il titolo lo spiegheremo soprattutto per chi non studia geologia, perché voi sapete cosa sono Seracchie Morene. Sì, Dopo montagna. lo sappiamo, allora lo sapete, basta. C'è tutta Però, la storia di tutti non i tre. sei certo, quindi lo sapete, non c'è bisogno di spiegarlo, ma No, intanto partiamo dall'etica dello sguardo, testimonianze critiche per la poesia di Mauro Ferrari. Chi è Mauro Ferrari? Allora, Mauro Ferrari, che ho conosciuto tardi rispetto alla sua fama, si può dire, un pochino tardi, c'è la nomea, la Paganardi, anche lei fa del, sì, anche lei c'è nell'antologia, lei me l'ha fatto conoscere in uno dei suoi salotti. Ecco, praticamente lui traduce, perché è anglista, ama i poeti inglesi, poi si può vedere quanta influenza abbiano i poeti inglesi, parliamo di Huxley, di Eliot, lui stesso cita, e qualcun altro, la terra desolata di Eliot. Quindi chiaramente poi appunto vediamo che sono grandi poeti che lui ha tradotto. Ecco, quest'etica dello sguardo ha avuto chiaramente a cura di Gianfranco Lauretano e praticamente, e poi questi saggi scritti per lui, qualcuno in questo momento mi sfugge, di questi miei amici che hanno scritto appunto saggi. Lui è il direttore editoriale della casa editrice Punto a Capo. Punto a Capo abita praticamente a no, no, Ligure? Sì, Pasturana, che Qui poi è vicino. 3 km da Ligure, Alessandria. Alessandro, quindi Mi tocca sempre fare, sì, hai di fatto un fronte. bel tratto per perderti. Pasturana ha 1.000 abitanti, quindi insomma. Certo. Ecco, dal 1989, forse anche prima, cominciano a uscire i vari volumi. E se io dico i titoli di questi volumi, qualcuno vedrà anche delle ricorrenze lessicali. Praticamente perché è stato già detto che questi titoli di volumi, che tra l'altro vengono ripetuti, lo dice Pontigio, in Seracchi, appunto, e Morene, che a un certo punto fa Il una sorta cornetto. di cavalcata, esatto, dei tuoi volumi, vanno da titoli come Forme, attenzione, perché poi è importante, Forme, Al fondo delle cose, ricordate questo titolo, Al fondo delle cose, Nel crescere del tempo, e quindi tempo ce n'è, Il bene della vista, attenzione a questo titolo, Il bene della vista, Etica dello sguardo, attenzione, Etica dello sguardo, quello che è stato scritto su lui, Etica della vista, Il bene della vista in questo caso, Il libro del bene e del male, che è Del un'autoantologia, male e del bene. del male e del Del bene, male e del bene. ecco, Nietzscheana autoantologia, vedere al buio,
notare il rapporto che passa fra al fondo delle cose, il bene della vista, vedere al buio. È chiaro che c'è un senso tra i cinque prevalente, no? È stato detto da questi critici, è il senso della vista, ma il senso della vista, poi c'è come ultima, il poi metto la spira, di cui potremo parlare e finiremo con questo momento, che ritorna in qualche modo in questo libro. Quindi saggista, narratore, ha scritto anche racconti, sarebbe Sì, interessante vedere anche i tuoi racconti brevi, insomma. sono racconti brevi, molto Brevi. brevi, ma molto allacciati alla mia produzione poetica. Ha diretto una rivista che è scomparsa nel 2007, è scomparsa, si può per dire, La La Clessidra, Clessidra. e ha curato antologie, anglista, chiaramente, e traduttore. Ecco, Etica dello sguardo è un titolo, questo qui, di questo libro, piuttosto è stato detto dai saggisti, il titolo è la summa di quello che forse hanno detto questi saggisti qui in questo. Però mescola due cose che di solito nella poesia non sono molto compatibili. La dimensione poetica e la dimensione etica. Uno potrebbe già dire, cioè sembra quasi non un simbolo, ma una specie di c'è un contrasto. Esiste uno sguardo etico e perché esiste praticamente uno sguardo che ha a che fare con l'etica? Attenzione, non con la morale, no? Perché noi sappiamo da Hegel in poi, ma anche da Kant in poi, che morale è una cosa e l'etica è un'altra. L'etica ha più a che fare chiaramente con quello che c'è di etico anche nel mondo, negli individui, nel contesto sociale. Morale, da Mos Moris, ha a che fare però più col costume e più con, qui abbiamo un sacco di filosofia, più con una sorta di deontologia, diciamo, chiamiamola così, individuale, no? Io non ti dico qual è la tua etica, ti chiedo qual è la tua morale. Etica è qualcosa che sta fra morale e società. Naturalmente già per Hegel. Quindi etica dello sguardo è il modo etico di guardare. Ma chi è che guarda? Chiaramente il poeta guarda, il poeta osserva, il poeta ha il dono della vista. Quindi una poesia eticamente connotata è una poesia che non si vergogna, un po' come quella leopardiana. Noi vedremo quanto leopardi c'è qui, quanto Montale c'è qui. Insomma, poeti nostri, no? Poeti di cosa nostra, in questo libro. Una poesia eticamente connotata, una poesia che lucida, che non ha vergogna di ragionare. Noi parliamo già di Leopardi come pensiero poetante Certo. o poesia pensante, no? Ecco, e qui la gran parte degli autori di questo libro appunto mette l'accento su questo apporto etico, io direi addirittura un po' sentenzioso, gnomico, comunque di un giudizio ferrato, documentato sul nostro tempo e sulla storia, che non è un giudizio carino, è un giudizio abbastanza eticamente imposto. Cioè l'etica, questa sconosciuta, si può dire in questo caso, interrogare, indagare il mondo, indagare la storia. E insieme alla storia una parola molto usata di cui parleremo, che è la parola utopia, che è una parola ormai forse generazionale, perché non so quanto venga usata e come venga usata oggi rispetto alle nostre generazioni. Faccio la mano così, ma credo che siamo un po' tutti lì. E Si usa distopia poi adesso, distopia. invece. Non c'era Moscelli che ha scritto romanzi distopici, Utopia. utopia. Il non luogo, lui parla anche dei non luoghi naturalmente, e non soltanto l'utopia. Quindi il rapporto fra storia che viene indagata, interrogata, e l'utopia che viene cercata ma al contrario, come i gamberi. A un certo punto c'è uno che dice, no, la Ferrari parla dell'utopia al passato. Bello dire, utopia al passato, sembra un simbolo, utopia al passato. Perché effettivamente generazionalmente abbiamo vissuto delle utopie distrutte. Abbiamo avuto dei sogni abortiti, sogni che sono diventate praticamente incubi, utopie che sono diventate ideologie. È un po' diverso dire sogni del tempo e poi praticamente ideologie. L'ideologia è una cosa ben diversa da quello di cui si parla qui. L'io, dice qualcuno, è molto interessante, questo non c'è più. Cioè, lui non fa parte di quei poeti che si, scusate, piangono addosso. O si frignano addosso, o parlano del soggetto soltanto.
parlano sempre di un soggetto, come dico io nei miei libri, assoggettato. Un soggetto che è oggetto, che è sub-iectum, quindi assoggettato a qualcosa. Chiaramente è un soggetto sociale, noi non siamo soli. E quindi più che l'io c'è l'io collettivo, non c'è l'uomo collettivo. È un po' quello che dicevano anche lo stesso Marx, Feuerbach. Non c'è soltanto praticamente l'uomo con la U minuscola, ma c'è l'uomo con la U maiuscola, c'è l'umanità. Cioè il saggio è intriso di antropologia. Di antropologia nel senso proprio della considerazione dall'alto, volo d'aquila, dell'uomo. E questo sguardo, quindi etico, è uno sguardo dall'alto, panoramico. Ho detto molto molto severo, ma non è il suo sguardo. Non è il suo sguardo, cioè c'è anche il suo, ma è lo sguardo che deve avere l'uomo, dovrebbe avere l'uomo, in questa sua tensione che è stata qui verso i classici valori di una volta, quelli platonici, la verità, se c'è, la giustizia, se c'è, la bellezza, quella c'è e deve esserci per un poeta, perché se il poeta non scommette sul fondo, attenzione, una delle opere si intitola Il fondo delle cose. Se il poeta non guarda al fondo delle cose, c'è una poesia bellissima che leggeremo, se tu guardi appunto l'acqua che si muove, chiaramente metafora anche qui, quasi filosofica, l'acqua si muove, il fondo non lo vedi. Devi aspettare, aspettare con prudenza, con calma, con uno sguardo etico che questo fondo si calmi, che la superficie si calmi. Quando le onde non si spostano, non tremano più, adesso noi parleremo di questo senso dello smottamento che lui individua nella nostra umanità, quando finisce l'agitazione esce qualcosa. E questo qualcosa è il fondo delle cose. La Paganardi, che ha scritto tra anche lei un saggio, ha parlato di atteggiamento fenomenologico. Perché se tu ricordi, vedo che tu sei abbastanza orientato su queste cose, ma Husserl cosa aveva detto? Il capo della fenomenologia aveva detto: torniamo alle cose. E tornare alle cose vuol dire vedere. E tu sai benissimo che il vedere sta all'origine della filosofia greca e quella platonica fino all'eidos. Cioè guardare l'essenza delle cose, l'eidos delle cose, dietro la dox, dietro le stronzate, l'eidos vuol dire praticamente guardare il fondo delle cose, guardare appunto l'essenza. Questo lui lo sa benissimo e lui dissimula, secondo me tu dissimuli la tua vera cultura che appunto è profonda qui, in una poesia articolata, appunto ragionata. Noi siamo fragili, fragilità umana. Lo dicono tutti, quindi la cosa che non ci riesce è praticamente adeguare il logos all'empiria, diciamo, quindi il ragionamento all'esperienza. L'esperienza nostra è troppo ricca per essere riassunta in logos, cioè come dire, scivoliamo da tutte le parti, non riusciamo a concentrare, non riusciamo ad avere una visione, ora cerchiamo. Integra, misurata. Guardate quanto di grecità c'è anche Poi nel tuo davanti al libro. momento in cui hai la visione, devi metterlo in parola e lì c'è il secondo snodo, l'ulteriore difficoltà, trovare le parole giuste per dire le cose che vorresti dire, che è un lavoro, che è il vero lavoro finale del poeta. Non basta praticamente vedere, giustamente, un po' marxiano, cioè, non basta vedere, bisogna mettere il filosofo sui piedi, si potrebbe dire. Ricordi la famosa tesi di Feuerbach, destino dell'uomo visto dall'alto. C'è un atteggiamento gnomico, detto abbastanza sentenzioso, non soltanto poetico, tra razionalità e illusioni. L'illusione ci ricorda qualcuno, eh? Ci ricorda Foscolo e ci ricorda Leopardi. Tutti e due i nomi sono stati citati in questo libro. Foscolo perché effettivamente c'è una visione apparentemente immanentistica e travolgente delle cose di una natura che comunque se ne fotte dell'uomo, che va comunque avanti, andrà avanti oltre l'umanità, andrà avanti oltre la Terra. C'è questo sguardo appunto dall'altro che riguarda il destino. Ma noi siamo, dobbiamo, ecco, dobbiamo è un verbo etico, dobbiamo essere razionali. E la poesia è il massimo della razionalità. Questo è il paradosso. La razionalità nella poesia sembra un simbolo, eppure è quello che lui cerca. L'illusione è quello da cui veniamo. Le utopie erano forse illusioni, non siamo riusciti.
a non trasformare l'utopia in ideologia. C'è un attacco generazionale in questo libro che è abbastanza forte. Sto per finire su questa prima parte. Ecco, farci vedere chiaramente il mondo. Lui non si accontenta, Mauro, e questa è la mia interpretazione, No, mi è ovviamente. molto Non interessante. ti accontenti di vedere il mondo. Qui c'è la famosa distinzione tra il vedere e la visione. Quello che cercava appunto Platone. Il vedere, in fondo, fa parte quasi della doxa fenomenologica. Cioè, io vedo voi, ma vi capisco. Io devo invece intravedervi e vedervi con uno sguardo che va verso la visione, non nel senso che abbiamo visto l'altra volta con il nostro salotto insomma, paragnostico, eccetera. Ma vedere vuol dire entrare, vedere il fondo delle cose. Ricordate appunto lo stagno con le acque mosse e l'attesa che le acque si placano. Quindi farci vedere chiaramente il mondo, questa è una frase di uno dei tuoi 10 appunto relatori. Allora, finisco questa prima parte soltanto citando alcune cose belle, dei 10 saggi, ma proprio a volo d'uccello, come fai tu, a volo d'aquila o di Poiana, lì parla della Poiana, Falco, il topo che è sotto. Noi siamo sotto, a volte siamo topini sotto lo sguardo panoramico a plein air di una Poiana. Poi non sappiamo manco chi è questa Poiana. Ecco, trago. Bella, bella domanda, poi faccio rispondere. Sì. Pontigia dice alcune cose, Giancarlo, che. Non c'è Giancarlo, aspetta che faccio, che ammetto alcune persone. Allora, appunto, Giancarlo, che oggi non poteva venire, parla di una poesia ardua e soave, del gesto etico, lo dice anche lui, prima che estetico. Interessante questa cosa che dice per un poeta, gesto etico, prima che estetico, sguardo al fondo delle cose, quello che abbiamo detto. Non basta vedere l'acqua mossa, il fenomeno, bisogna guardare l'eidos, quindi educare lo sguardo. Cioè, Sgarbi parlava dell'educazione dello sguardo alla pittura. Qui non c'è Sì. bisogno di essere, abbiamo anche dei pittori qui. C'è Serena, c'è lui, insomma. Lo sguardo educato alla pittura, ma poi lo sguardo educato alla essenza delle cose, ancora più a fondo. Sguardo e visione, anche lui appunto ne parla. Parla di visione antropologica, l'ho preso anche da lui, questa cosa. Lui parla di antropologia e di una voce epica, perché lui racconta l'umanità. Ecco perché citavo Foscolo, ricordate, nei Sepolcri c'è questa concezione della materia che comunque va, comunque si vuole, noi chi siamo rispetto a questa materia che comunque se ne va. Ecco perché si parla di atteggiamento un po' foscoliano, illusioni e utopie, ne parla anche Pontigia. In ludo è appunto la visione, e non possiamo appunto andare al fondo delle cose, e non possiamo neanche andare purtroppo a volte al fondo della verità. Il poeta è chiaro che ci deve provare, perché qui molti saggi terminano con la parola speranza, che non è proprio la tua parola è più illusione. Però effettivamente la poesia è un tentativo. Qualcuno ha parlato di conatus, no? Tentativo di. È un tentativo di cui lui sa tutto. Talarico, che parla della percezione ottica, che è lui, sempre nel guardare le cose in fondo, visione, distanza, misura esatta. Bella metafora è quella che vedremo delle cicatrici della storia. Noi ci portiamo dietro, questa tematica è anche un po' mia nei miei romanzi, ci portiamo dietro il passato come ferita, no? E allora che cos'è la cicatrice? La cicatrice è la suturazione della ferita. E nella storia ce ne sono tante di cicatrici. Poi ci parlerai anche ciò che resta della ferita. Noi non possiamo togliere le ferite, ci restano dentro, come i traumi per Siamo Lacan. sempre lì a passarci le dita sopra. Esatto. Come i traumi per Freud e per Lacan, quando si parla del rimosso, che poi resta, non è che può essere tolto. Resta, ci resta dentro. Qualcuno ha parlato di resa, poesia della resa. Però attenzione, non prendiamolo troppo sul serio, questa poesia della resa, arrendersi a cosa? Intanto essere consapevoli, testimoni di passato. Il passato è un'utopia deludente nella storia. A un certo punto lui dice con una frase molto bella,
Noi cerchiamo di fare la storia, ma in fondo è la storia che fa noi. Io traduco quello che lui dice sostanzialmente, che pensiamo di essere soggetti attivi della storia, ma l'hanno detto in tanti, ma siamo soggetti spesso passivi, appunto, soggetti come assoggettati. Sto per finire. Ecco, dunque, il titolo, sì, poi appunto parleremo anche del titolo di questo libro, ne parla, poi appunto vedremo. Ma è meglio parlarne dopo, di questo titolo geologico, come dico, Seracchi e Morena. Ecco, lui parla di un atteggiamento, ne parla questo Tallarico, di Mauro, fra resistenza e nichilismo. Cioè, da una parte, chiaramente c'è un atteggiamento apparentemente nichilista. Qualcuno ha parlato di Schopenhauer, quando è parla della Pagana. D'altra parte, è un nichilismo che non si accontenta di essere nichilista. Cioè che non si ferma, che va verso il sogno, ma soprattutto l'immaginazione. È lui stesso che dice in un verso che leggeremo, vedere e immaginare. Il vero vedere è un immaginare. Ed è il vero significato di Eidos, Perché vediamo con il cervello, perché ovviamente. vediamo con il cervello. Qualcuno dice con il terzo occhio, vediamo a occhi chiusi, che è uno dei tanti titoli suoi, vedere a occhi chiusi. Ultima cosa. Di questo Tallarico, l'importanza di ciò all'interno di un mondo non soltanto animistico, come potremmo parlarne, ma che vede anche in tutto quello che sta sulla Terra il vivo, il vivente. Cioè in questa casa non siamo soltanto noi di vivente. E lui addirittura arriva a dire che la roccia, di cui è fatto in gran parte il mondo, ha un suo peso nella nostra vita, dal punto di vista proprio ontologico. A parte che ci sopravviverà, si capisce, Certo, che le ci rocce sopravviverà. ci sopravvivono. Si sgretolano anche loro, ma la pietra ci sopravvive. La pietra è più bella di noi dal punto di vista della sopravvivenza. Ha una dimensione etica la pietra, la roccia. Sì, ma non lo sa. E questo è molto bello. Sì, ma non lo sa. La pietra non sa di essere pietra. Cos'è? Non è etica? E qui andiamo verso problemi molto, molto grossi. La roccia, appunto, l'affrontato che parla di leopardi, di poesia etica, di scetticismo, però in fondo di fiducia nell'umano. L'affrontato dice che c'è, sembra scetticismo, ma è fiducia nell'umano, razionalità, illusioni, la ricerca dell'equilibrio. Si parte da una concezione un po' disastrata della storia. Ma si punta, si tende sempre, anche generazionalmente, verso la dimensione utopica del vedere, collettiva, resistere. Questa parola resistere, lui la usa tanto spesso la usa anche nella Spira, nel famoso appunto poemetto dedicato alla fabbrica di tal sidre del padre, poi appunto vedremo. E la Spira, pensate alla Spira che esce dalla ciminiera. E quanti contatti, questo vedremo anticipando, ha questo con la nostra storia? Il fumo che va verso l'alto e chi è che brucia sotto? Non vado avanti. C'è anche quello, C'è sì. anche quello. Nella spira, nell'intarsia, ma è difficile non vedere una spira molto più tetra, perfino più tetra di quella dell'intarsia, Quindi diciamo. parleremo del simbolismo della spira. La spira è una cosa che parte dal fuoco, è poco da fare. Ma poi il fumo a spirale, qualcuno ha detto la sua poesia a spirale. La sua poesia è come il fumo che c'è il fuoco sotto. Ma dove va? Dove cacchio va questa spira? Dove va il fumo che si avvolge? Va verso l'alto, come il fuoco. Il fuoco è uno di quegli elementi, di quattro elementi che vanno verso l'alto, dice l'Eraclito. Il fuoco va verso l'alto, il fumo a spirale, questa concezione ellittica e spiraliforme, che sta anche nella poesia, va verso l'alto, è verso il nulla. Eh sì, che È sul nulla. è proprio il finale. Che poi appunto il finale. Scusa Mauro, 2 minuti e poi ti cedo la parola su questa prima parte. E Filia parla, Filia o Filia? Filia, filia. Filia parla della fabbrica di Ital Sid, la fabbrica delle illusioni, ma lì è quasi una metafora questa fabbrica, che è stata la fabbrica dove ha lavorato il padre, che poi è fallito, E sfumato. diciamo che lì, come l'autunno, Sugli alberi, insomma. eh sì, aveva 2000, È l'Ilva di eh sì, Novi, l'Ilva. aveva 2200 addetti, adesso sono pochissime centinaia e la città ne risente tantissimo. Ma
È il destino di tutte le aziende Esatto. o delle fabbriche, E se lui ne. vogliamo essere più in terra terra. Ma tutte le aziende, soprattutto È un quelle che modello di sviluppo. hanno fatto il mito dell'industria, dello sviluppo Prima industriale, pesante, poi alla meccanica. fine si sciolgono, nel senso che è il loro destino, è il loro destino. E lui è consapevole di una morte, almeno parziale, del processo di industrializzazione, di neocapitalismo, tutto quello che direbbe qualcun altro, insomma, sostanzialmente. Allora, la storia non siamo noi, dice Filia. La storia non siamo noi. La storia è noi, ma noi non siamo la storia. Cioè, abbassiamo un po' la cresta. Come umani, se si parla già del post-umano, lui non sarebbe d'accordo perché l'umano lo cerca. Però lo bistratta nelle sue basi. Sogni infranti, illusioni fallite, generazionalmente non siamo proprio, non abbiamo sognato cose che si sono avverate. Grasso, appunto, in questo Elio Grasso, Elio, Elio. Elio, parla del vedere come immaginare e il fondo senza artifici. Cioè, diciamo che da questo punto di vista lui è molto radicale. Quando parla del fondo delle cose, non si accontenta dell'artificio. Non a caso artificio è arte. Non si accontenta di questo. Marco Maranghini, che parla del disvelarsi come canto, voi siete quasi tutti poeti, qui direte, ma dov'è la poesia? Un attimo. Perché la poesia è ciò che ci salva, cioè, come direbbe qualcuno, ma soprattutto ciò che prova a disvelare. Non a rivelare, a rivelare niente, a disvelare. E scendere da fuori, vabbè. Poi Marchisi, sto appunto alla fine, lo scacco dell'io di fronte all'esperienza. Ecco, questo mi interessa molto, lo scacco dell'io di fronte all'esperienza. L'esperienza vale più del nostro logos, della nostra interpretazione di quello che accade. Quello che accade è molto di più, è molto di più. La storia ci trascende contro il nichilismo, contro. Sì, c'è un'umiliazione dell'io qui. L'io conta poco rispetto a quello che ci sta accadendo. Lo vedremo nelle poesie. E la poesia è l'unica chiave, dice Marchisi, è una delle chiavi per uscire dalla gabbia. Questa metafora mi è piaciuto. Vabbè, la Pagadardi e la fenomenologia, abbiamo detto, poesia come resistenza, lei mette l'accento sulla tua poesia come resistenza e infine. Pusterla, grande Pusterla, io non lo vedo da quando lo presentai, proprio in questa sede. Sarebbe bello, sei tu che lo pubblichi, Pusterla. Sì, l'ultimo libro, un libro molto particolare, ma secondo me è un gioiello. Cavolo, addirittura. E Sì. per cui me. Ecco che l'ho dimenticato. In questi istanti mi viene in Vai. mente, te lo spedisco domani mattina là, scusate, non ci Ah, penso. sì. Cioè, l'ho dimenticato, è sulla mia scrivania. Certo. Ma poi se non sei tu, c'è la tua attivissima consorte che spedisce appunto la grande. Pusterla parla della tensione conoscitiva. Mi piace questa cosa, questo conatus di conoscenza. Lui non si ferma, va avanti, procede. E di questo famoso ossimoro che domina tutta la sua opera, che è vedere al buio. Quindi vedere a occhi chiusi. Ecco perché parlavo, nell'Oriente si parla di terzo occhio, però. Vedere a occhi chiusi è qualcosa di più, anche l'Occidente si basa su questo vedere al buio, un vedere che va oltre il vedere che va, e va verso quella che si chiama esatta misura. Sapete che nella filosofia greca il metron è tutto. Ecco perché ci vedo qualcosa della misura del metron greco in tutto questo, solo che noi non siamo capaci di usarlo, questo metro. Dove sarà la misura? Dove sarà il metro per valutare le cose. Ci proviamo, ma siamo deboli, fragili, impotenti rispetto a questa grande volontà di dominare il mondo. Va bene, allora questa è la prima parte della serata che riguarda l'etica dello sguardo. Tu eri d'accordo su questo titolo, Mauro? Sì, assolutamente. Non l'ho inventato io, non è un titolo mio, è un titolo che è nato da Gianfranco Lauretano, che mi ha detto, ma io lo intitolerei così. E così, assolutamente, bellissimo. Mi ci trovo perfettamente, come mi trovo perfettamente nelle analisi, perché sono una decina di saggi,
molto diversi perché nascono anche da personalità, da percorsi culturali e umani diversi, ma ciascuno ha trovato veramente quasi come se fossero coordinati, cosa che invece non è successo, perché ognuno ha scritto soltanto dividendosi l'argomento, insomma, ma direi che si integrano molto bene, non ci sono troppe ripetizioni, pensando proprio che comunque è un libro di saggi che ha lasciato massima libertà agli autori, insomma. E poi c'è l'antologia in fondo, che riprende anche l'antologia che ho fatto, Il libro del male e del bene, che è una mia autoantologia, come questa in realtà. Perché ogni tanto, secondo me, bisogna fare un po' di piazza pulita, togliere un po' di memoria RAM dal computer, buttare via le cose e dire, ma a me cosa interessa Teresti? Prendendosi tutti i rischi, insomma, cosa penso che abbia senso lasciare? Poi lasciare sempre, no? È sempre molto, molto relativo. E quindi credo che alla fine sia un'operazione utile quella dell'antologia o dell'autoantologia che ha poi. Vabbè, c'è anche così. Può dare anche l'idea di un io ipertrofico, no? Mi faccio l'autoantologia. No, a me è servita proprio per dire mi fermo, faccio il punto e riparto. Ne avevo bisogno, altrimenti non sarei riuscito ad andare oltre. Quando si parla di etica dello sguardo, tu non temi l'accusa moralistica o didascalica No, dei poeti lirici? assolutamente no, nel senso, io non mi metto molto molto distante, mi colloco dai poeti che anche in maniera molto apprezzabile parlano in qualche modo di sé, cioè della propria vita, insomma, ovviamente si va dal diarismo minimale più spiccio, che di solito non è che nasconda molta poesia, insomma, fino alle capacità, insomma, ovviamente di veri poeti che sanno fare quel lavoro. Io non, tant'è vero che in questo momento, se posso, sono abbastanza bloccato perché negli pochi inediti dovrei inserire qualcosa di, diciamo, personale, ma mi trovo un po' spaesato, un po' in difficoltà, perché non credo che la poesia abbia troppo bisogno di questo, insomma, se vogliamo darle un tuo, non so quale possa essere, ma secondo me è un mezzo di conoscenza, di indagine, anche di autoindagine, cioè. Però io la formuletta, se posso, più che parlare di me, che poi non credo che sia molto interessante, magari se si va a mangiare una pizza fa molto piacere, no? Ma abbattere degli alberi per parlare di me non mi fa molto piacere. Però la formuletta che io ho trovato, che mi piace molto, è usare l'io come punto di vista, vedere a buio, cioè sono io, ovviamente è chiaro che qui c'è l'io, cioè l'io è la nostra cultura occidentale, nel bene e nel male. Ecco, il libro del male e del bene, insomma. È ovvio che c'è una persona che scrive, che sente, che si mette, sceglie cosa vedere. C'è una poesia che inizia, la vista ha scelto di vedere. Ed è proprio quello il punto etico. Cosa decidi di vedere? Di che cosa vuoi parlare? Oggi, se accendiamo il televisore, forse ci rendiamo conto che c'è bisogno di una cultura, di un'arte, di una poesia, letteratura, di una poesia che aprano un po' al mondo più che guardarsi, no, il classico ombelico. Certo. Beh, comunque appunto la risposta sul rapporto tra etica e poetica, ma senz'altro qualche saggista allude al fatto che a te non piacciono molto i cantanti lirici di se stessi. Ecco, No. quindi. Particolarmente, cioè o sei Leopardi o insomma, ho sempre paura di quel discendere pian piano quel minimo. Io l'ho chiamato minimalismo autobiografico, insomma, ci capiamo, ed è quello che un po' viene spacciata spesso come la poesia, mentre la poesia ha tantissime, so che ci sono avanti, Sì, fra l'altro. sei Ha moribondo. talmente tante declinazioni, io mi chiedo sempre, ma cos'è che possiamo fare nella situazione attuale, insomma? Parlare di noi?
Ecco, infatti c'è questa cosa molto bella che dice uno di loro, adesso non mi ricordo chi è, che dice Mauro Ferrari sostituisce il noi all'io. Parla spesso col noi. Noi. Non parla dell'io. Il progetto di Lotramont, Ah sì. scrivere per il noi e non per io. Com'era moderno? Accidenti. Allora, e questo è appunto il volume che è stato scritto su di lui, ma adesso passiamo praticamente a Seracchi e Morene, perché la serata doveva essere su questo libro, Seracchi e Morene. Ho detto qui non c'è bisogno del geologo, perché io sono andato comunque a guardare i veri Seracchi come sono fatti, no? E per chi non lo sappia, lo dico io, dice, vai, fido, no, vabbè. Cioè, il Seracchio è una derivazione dei ghiacciai che scendono. Sapete che c'è il problema, il dramma oggi dei ghiacciai che si sciolgono, sta cambiando tutto, quindi anche una cosa un po' ecologista, il titolo è quasi ecologista, ma poi diventa metaforico. Praticamente, immaginate un pinnacolo di ghiaccio, una torre di ghiaccio dovuta ad un ghiacciaio che si spacca, si rompe, si infrange contro una roccia. Il ghiaccio scende, ma non scende del tutto, rimane a un certo punto come un picco, il seracco. Quindi il seracco potrebbe essere definito come una torre o un edificio di ghiaccio che si raffredda e resta così. C'è anche gente che c'è morta Sì, certo, sotto. sono spaccature poi comunque, no? E la. Sono fisiologiche, ma poi di questi tempi neanche troppo, insomma, sappiamo cosa sta succedendo. E stiamo parlando non di ghiacciai, ma di storia. Pensate. Questa è una grande metafora, chiaramente, un grande correlato oggettivo, Sì, perché perfino bisogna dire un'allegoria in un certo un'allegoria, senso, addirittura. che è molto rischiosa, no? Parlare di allegoria. E dall'altro le morene. Ecco, le morene, forse un termine più noto, ha a che fare sempre con il trascinamento dei ghiacci. Immaginate un ghiaccio che va verso valle. E io, visto che lui è un montaliano, stavo pensando, noi siamo quelli che rimangono a valle di montare. Montare a volte parte appunto della valle come potrebbe parlarne un cristiano, cioè la valle nella quale tutti quanti noi siamo, pur non essendo cristiano, vedo montare. Però le morene sono i detriti, diciamo, provo come insegnante, anche lui è insegnante, detriti che vanno verso valle. E che trasformano la roccia in roccia sgretolata, spinta dalla neve e dal ghiaccio, morene. Quindi sono due temi abbastanza familiari che hanno a che fare con lo scioglimento, il trascinamento e una parola che a me piace, lo smottamento dei ghiacciai, di quello che loro provano. Diciamo che lui si cura molto del bradisismo del nostro tempo, se posso dirlo. Cioè il terremoto, la forza tellurica di Pompei, di quelle zone lì, del bradisismo Mi sai di qualcosa? Napoli, dei Campi Flegrei, non so qualcosa. Hanno scoperto 26 solfarelle in questo Madonna, periodo. ecco. 26, E di sotto la barca. questo libro è sismico perché è pieno di bradisismo, pieno di smottamenti, di forza tellurica che noi non riusciamo appunto a controllare, no? Allora, prima di iniziare questo libro. Soltanto quello che dice l'introduttore, che appunto è Pontigia, non dice molto cose molto diverse da quelle di prima, parla del rapporto fra storia e natura in Mauro Ferrari, parla della terra desolata di Eliot. Una cosa interessante, parla di Shiva, ossia di Shiva. Ecco, qualcuno sobbalza, cosa c'entra Shiva? Shiva è praticamente la divinità induista della creazione e della distruzione. Ciò che crea, questo tema piace molto, lo cita proprio nei suoi versi, questa divinità, marito di Kali, Sì, perché non ti dicevo proprio prima che il titolo originario, quello che è stato il titolo originario fino all'ultima fase, quasi all'impaginazione, era Le forze dell'ordine, che è una metafora, ovviamente, lo pensa alle forze dell'ordine, pensa per prima cosa a quello la che è un po' polizia. sotto la polizia, no? Che in effetti fa un'operazione di controllo, di polizia, ma le forze dell'ordine sono quelle che mantengono l'ordine nel creato, nell'universo, cioè distruggono e creano, pensare, insomma,
alle stelle. Io sono un lettore molto, molto accanito, molto superficiale, ovviamente, di fisica, di astronomia. Mi piace leggere cose un po' varie, un po' particolari. Quindi, giusto per raccogliere delle idee, farmi un'idea, con la massima modestia, ovviamente. L'idea è proprio quella, insomma, le fornace dell'universo. Certo. E anche questo ha a che fare un po' con la geologia di sotto. Noi non abbiamo, secondo Mauro, il terreno fisso sotto i piedi. Il terreno, è come se tutti quanti abitassimo zone sismiche, da questo punto di vista. Ma anche perché poi la morena alla fine, dopo tantissimo tempo, diventerà terreno infertile, come la terra incendiata, la terra bruciata, di cui parlavi in un vecchio libro. E dopo si intende tutto. E va verso valle, c'è una poesia che appunto leggeremo, in cui addirittura a valle c'è una carrozza di un neonato. E quindi quello che i detriti che vengono portati dalla morena finiscono con l'assediare, come assediano noi i detriti della storia. Quindi si parla di scivolamento. Noi scivoliamo, sempre scivoliamo, nel tempo, nel divenire, insomma, qualcosa di Nietzscheano c'è anche in te. E di Schopenhauer. Scivoliamo verso, cioè ci erodiamo, viviamo l'erosione e la storia ci erode. Noi proviamo a eroderla, noi la storia, ma chiaramente mai i grandi racconti sono tramontati anche per te, credo, Bellissimo. no? Il nulla ti viene da, chiaramente non soltanto da Schopenhauer, la luce, l'equilibrio, la fragilità ontologica dell'uomo. Il vedere e la visione, ma volevo leggervi e poi passiamo alla prima di queste poesie, l'esergo molto interessante che ha messo Mauro Ferrari da Scacchi appunto e Morene, da Fortini, Franco Fortini, traducendo Brecht, dice l'esergo: gli oppressi sono oppressi e tranquilli, gli oppressori tranquilli, parlano nei telefoni, l'odio è cortese. Oggi L'odio. è molto moderno. Molto È moderno. molto telefoni. Quando l'ho letto, uè, proprio. Martini, sai che è precioso. Bene, allora la prima sezione, perché praticamente Seracchi e Morene abbiamo già definito la parte metaforico-geologica del libro, e inizia, scusate, il libro ha quattro sezioni, cinque. La prima sezione è dedicata un po' alla guerra. E lo smottamento, anche quello. Lo smottamento della guerra si intitola Sotto le bombe. Non vi aspettate la solita retorica sulla guerra, lui non è retorico per niente, anzi va letto più volte, secondo me, perché alcune cose sfuggono alla prima lettura. Cinque pagine. Proprio all'inizio, cominciamo dalla prima poesia. Guardate l'enigmaticità del primo titolo di cui. Indicazioni per i commercianti di luce. Abbiamo parlato, scusate, di luce, di vista, di visione e di buio. Abbiamo detto che per Mauro vedere nel buio è segno di scoperta, di eureka, come dire. E fenomenologicamente è segno dell'andare alle cose, dell'andare appunto all'essenziale. Ora, indicazione, chi sono i commercianti di luce? Poi leggiamo. Guarda, è una poesia molto ambigua, Molto che non ho mai letto in pubblico. E c'è un motivo, l'ho messa per lo stesso motivo per cui l'ho messa in incipit. Perché secondo me i commercianti di luce, dove c'è questa parola commerciante che ha a che fare con il traffico, no? Ma sono i poeti. E la metafora è abbastanza coperta, ma è perfino un po' ambigua, perché commercianti si porta dietro, no? Però l'ho messa all'incipit del libro perché doveva dare un po' il tono. Poi, proprio per quello stesso motivo, la mia paura è che, lo dico proprio parlando a poeti, che suoni retorica, che per me è la cosa più terribile. Se vuoi mi cimento. Vai, provaci. Ma sei bravo. Anche perché le mie poesie sono abbastanza brevi, ma neanche farla apposta, le prime due sono un po' più lunga, questa è un'intera pagina. Indicazioni per i commercianti di luce. L'approdo deve essere cauto, le rotte scelte con cura, che poche hanno correnti amiche e dei benigni, ma tante sono infide per scogli secche e misteri brumosi. Molti con cui scambiaste un motto, un cenno,
sono mutati in pietra o trafitti da un riso perenne, presi nel gorgo, fatti corallo. La luce è il nostro commercio, estratta dalle tenebre ed elargita senza patteggiamenti ai ciechi che il nulla chiamano vita. Gli occhi bruciati dal buio, le mani sozze dal trafficare merci proibite e più richieste. In quella notte senza sogni hanno affinato gli altri sensi. Siate cauti nel contrattare, quindi, perché vi distrarranno fingendo di non sapere, vaneggiando di sirene e dei, o allettandovi con più notte e più nera che una vita possa sfidare. Allora sia saggio l'approdo. È scelto con cura, se ancora esiste. Voi commerciate in luce, siate orgogliosi. E questo può essere. Perché insomma, alla fine uno sembra sempre di dire oggi sono poeta e dire scusate, sono sfigato. Quindi ci sono dei poeti che per la presentazione del proprio libro vanno addirittura in posti sbagliati, insomma, e fanno di tutti i colori. Invece l'idea di. Insomma. Se uno fa una cosa con convinzione, non so quanto bravo, secondo me deve essere orgoglioso. Deve essere anche Orgoglioso. orgoglioso. Credo che, insomma, non siamo i parenti poveri. Poveri sì. E infatti subito dopo c'è appunto una poesia che ha a che fare con la domanda che potremmo fare. Ma noi poeti, noi, io sono un prosatore. Ma noi poeti, che cosa possiamo fare dopo la fine delle grandi racconti, delle grandi illusioni, dei grandi sogni? Che cosa possiamo fare? Rassegnarci? No, non è questo il messaggio. Anzi, il messaggio è il contrario. Lui usa un termine politico, storico, resistenza. Quindi il poeta non soltanto è un soggetto di luce, il commerciante di luce. In questo caso bisogna resistere. Ma perché bisogna resistere? Per cosa? Per l'etica? No, questa volta per l'estetica, per la bellezza. Praticamente in questa poesia lui ci fa capire che noi dobbiamo resistere in nome della bellezza, che chiaramente piace a tutti i poeti sentirsi dire questo, no? Perché sembrava che la bellezza fosse esclusa. Invece da questa poesia no, resistere per la bellezza. Questo possiamo leggere. L'ho presa dal libro precedente, proprio dal Vedere al buio, l'ho presa ma l'ho rimaneggiata perché non ero assolutamente convinto della prima stesura, però è centrale, ed è la più lunga del libro, scusatemi se proprio ci insisto. Sì. L'ho cambiata tanto, cercando anche di, ecco, per esempio, si parla di io a un certo punto. Ho contemplato, è un aneddoto personale, un fatto personale che emergerà chiarissimo, insomma. Però per me è un ricordo che dà chiaramente un'idea di cosa volevo fare, in troppe parole. E comincia con delle immagini che purtroppo conosciamo fin troppo bene. L'uomo che in fuga dalle raffiche copre gli occhi al figlio. La donna che tocca la sponda pensando d'essere infine, dopo la traversata del deserto e del dolore, salva. I mutilati dal dolore nel buio in stanze bianche, il condannato che non sa. E qui, vicino a te, l'amico in giardino, la madre che scende le scale e il bimbo col suo canto di innocenza. Contro lo sbriciolarsi insensato, innalzano preghiere, implorano misericordia. Per colpe e peccati incomprensibili, ma nulla ferma il martellare cieco. Allora, e non è poco, forse tutto, dobbiamo resistere, amando la bellezza, crearla se possiamo, proteggere la sua fragilità e il vero e il giusto, gli altri suoi nomi, tenendo l'asse in equilibrio mentre tutto vacilla. In questo buio, in questo freddo, ho contemplato e serbo in me il tuo corpo, nudo, che entrava in acqua sorridente sotto sguardi inconsapevoli, perché il segreto è ben riposto fra gli occhi che accolgono la vista, la mente che comprende e il cuore che gioisce. E mai saprai se la battaglia è vinta o persa, se
se l'attimo di luce è un accendersi o uno spegnersi. Qui sto pensando ai quaderni dell'ultimo genio montale. Certo, ogni tanto montaleggi, cioè Ma è inevitabile, sì. inevitabile. No, ma è ovvio, Bisogna tutti battezzati. no, dirlo a qualcuno che odia il montale, non possiamo dirlo qui. Ma sai, è vero, penso che Dirla. abbiano anche le parole. Siamo in diretta, quindi non possiamo dire. No, però c'è una cosa. Uno, difficile odiare Montale, vabbè, a parte il gusto personale, perché, attenzione, uno odia il primo, o odia gli Ossi di Seppia, o odia gli ultimi lavori, perché sono due cose davvero molto diverse. Uno si porta dentro il primo, gli Ossi di Seppia, quel linguaggio, no? Anche ancora un po' patinato, da bell'anziano, però poi il linguaggio importante è quello di Dioscesa dandoti in braccio un milione di scale. Abbiamo rimpianto lungo l'Infiascarpe. Accidenti, ci vuole un coraggio, no? A parlare di Infiascarpe in poesia, almeno. Certo. Questa poesia, la terza, poi corriamo alla pagina 18, mi fa venire in mente, oltre che una sorta di claustrofobia di Ferrari dal punto di vista del respiro, insomma, situazioni claustrofobiche, ma anche metaforicamente claustrofobiche, ovviamente. Questo scendere nel buio, perché anche Dante è sceso nel buio, nella Catabasi si scende sempre nel buio, tu fai sempre riferimento buio-luce. E pensi che bisogna attraversare il buio per trovare un po' di luce, no? Qui Come... buio morte. Eh? Qui buio è proprio morte, Per questo. Sì, cui qui si scende, sì. c'è una grande fame d'aria e c'è questo tocco appunto al buio. Il titolo è Apnea, ecco perché mi viene in mente una specie di claustrofobia del respiro, Apnea. E finisce proprio con il buio come ultimo elemento di questo ispirare a fondo dei polmoni. Allora, se vuoi leggere, anche Sì, commentare. all'improvviso il buio, mentre uno sospetterebbe la luce, no? Ah, sì. Apnea. Ed è così, un inspirare a fondo saziando i polmoni, per scendere nel buio e nel silenzio, l'attesa con gli occhi all'orologio, gli anni che sciolgono mentre la fame d'aria monta come un vento caldo, così per giorni, anni, se mi capisci, aspettando una liberazione, e poi un tocco, e all'improvviso. Che allegria, Sì. Dunque, ricordiamo che Mauro è un insegnante di inglese e quindi le parole inglesi le sa. C'è questa parola che io, tra l'altro, io non conoscevo, ma che appartiene alla fisica sì. quantistica. Dillo tu in inglese, la parola Entrambi. entanglement, che praticamente ha a che fare con il rapporto fra oggetti o soggetti a distanza. Praticamente, quindi elementi. Anche della chimica, che sono a distanza, che però sono correlati pur essendo a distanza. Questa è una bellissima metafora anche dell'amore, che non ha bisogno forse neanche di vicinanza, forse senza me. Non so se è così. Qualcuno mi ha detto non fai mai poesia d'amore. Questa è una Ah, poesia sì, d'amore, ecco, è una però. poesia d'amore. Quindi, esatto, immaginate questi atomi che sono in relazione all'interno di un contesto, questo sarebbe contenta anche la Pompas di questa cosa, all'interno di un contesto di correlazione, insomma. Ecco, leggo soltanto io questa parte qua, poi rileggi tu, dice, non so pensarti, dice Mauro, in universi dove io non sono. Beh, poi c'è d'amore, giusto? Io non so pensarti in universi dove io non sono, una specie di ubiquità che viene fuori dall'amore. È sciolta dall'intreccio che congiunge noi, gli atomi e i mondi. Bello questo sentirsi legati a distanza, no? Sì, quello che succede, l'amore succede, ecco. Però ho voluto rendere la cosa con un, ho voluto che ci fosse una faglia, cioè un gigantesco anacoluto, ma noi non so pensarti, no? Ovviamente l'ho fatto, mi è venuto, però ci sta perfettamente perché non doveva essere una cosa laccata. Lego, Sì. Entanglement. Se accordi i sensi alle frequenze giuste, curando te stesso, senza paura, lo senti lo scricchiolio dei mondi che fremono per divenire e presto sfarinarsi in nulla.
Sono le gomene tese allo spasimo della tempesta che ha invaso il porto e squasserà le navi. Le forze dell'ordine all'opera. Ma noi, uniti da un legame inesplicabile che la distanza non annulla, non so pensarti in universi dove io non sono, o sciolta dall'intreccio che congiunge noi, gli atomi e i mondi, e tutto erode ed abolisce. Il tutto che sereno va nella follia del nulla. Ovviamente abolisce Mallarmé, copiato, preso per il braccio. Il fondo di tutto questo amore, possiamo anche dirlo a distanza, è lo scricchiolio del mondo. Penso a questo contrasto, no? Cioè noi siamo su una piattaforma che non sta in piedi, che, non, cioè che si muove sotto Però di lo noi. dici. Omesso curando te stesso, se accordi senso alle frequenze giuste e curando te stesso senza paura, perché è facile non voler vedere. E allora c'è anche un'operazione di autoeducazione, a dire, ma ci, riusciamo a vedere chiaramente quello che ci circonda? È chiaro che la mia visione non è particolarmente ottimista. Poi accendendo la radio o la televisione la mattina ho già un vago senso di vomito alle 6:15, quindi insomma. Sì, c'è una poesia un po' più avanti in cui dici una cosa interessante, imporre ordine è una ragione. Cioè noi siamo coloro che cercano di imporre ordine, il contrario dell'ordine è il caos, poco da fare. Imporre un ordine a ciò che non ha ordine e una ragione a ciò che non ha una ragione, qualunque sia. È qui che imponiamo l'ordine, perché tu hai toccato un punto molto importante, hai toccato la parola razionalità. Cioè, dirla che, guarda, lo sto scrivendo proprio in questi giorni, su una cosa che dirò a Legnano. La poesia costeggia sempre quella zona dell'indicibile, dell'opaco, del, come si dice, del misterioso, del mistico, no? Ma sulla pagina, se vogliamo che il lettore, cioè se scriviamo per qualcuno che legga, deve essere ricca, complicata, ambigua, tutto quello che volete, che vogliamo, ma deve essere razionale, non è una contraddizione. Cioè, tu dai ordine tramite le parole, tramite la struttura del testo, a una tua cosa. Poi è chiaro che questa cosa ti scappa da tutte le parti, però devi cercare, insomma, la classica ricerca del mot giusto, comunque la ricerca del. Come lo dico, detto proprio in maniera molto banale. Ed è questo il cruccio, no? Noi che non sappiamo nulla, e lo dico chiaramente, cioè, provo. Prova, prova, ho estratto Questo ha soltanto. fatto impazzire, ha fatto impazzire un traduttore che, bravissimo, inglese, che però non ha capito. Che all'inizio faccio una piccola fetenzia con le parole, iniziando con il che, spostando le parole nella frase, perché c'è anche questo, non dico l'elemento di gioco, ma così, non so, mi è venuto naturale, poi adesso io saprei, non saprei spiegare perché, ma lo so, giuro. Perché il soggetto sarebbe il cielo, ve lo dico subito, perché non avete il testo davanti, immagino. Che immaginavi amico e verticale il cielo adesso, mentre passano nubi impietrite, e l'ordine caotico dei mutamenti, un orizzonte di premonizioni e auspici, la supplica del prigioniero che non sa che cosa confessare fra i tormenti. E tu vorresti, che del vuoto sai soltanto il nome vuoto, imporre un ordine e una ragione, qualunque sia, ma sulla pagina restano soltanto graffi. E nulla vivo, nulla, e senti mani e mente senza forza, e quell'incombere stupito e stupido, il corpo in preda all'aria e agli orizzonti capricciosi. Tra l'altro tu dici a volte una cosa che credo che abbia a che fare con il famoso nominalismo, no? Del Medioevo, il fatto che Nomen, il nome sappiamo soltanto. appunto è un modo di imporre qualcosa come Adamo che impone un nome alle cose che ci sfuggono. Per cui l'ordine sarebbe quello del nome.
Chiaro che non possiamo vivere una società senza nome, però devo renderci conto, se ho ben capito, che dando nomi alle cose noi le neutralizziamo. Ritorna questa idea, il nome del vuoto, sai, vuoto di quello che sai soltanto il nome vuoto, ritorna poi in Serachimo Vene. Sacerdome. Lacane, questa La cosa. casa, sì. C'è Non mi fate passare per uno che ha letto più cose di quelle che ha letto in realtà. Lacan che ha letto tutto, eh. Senti, volevo che tu leggessi per andare apparentemente semplice, tranne il titolo che forse spaventa, il titolo è Critica della ragion pratica, cioè detto a un laureato in filosofia, Critica della ragion pratica spaventa, invece di tutto si parla tra Non l'altro. l'ho mai letto. Ah no, ecco, bravo. Il titolo l'ho letto. Il titolo. Il titolo l'ho letto. Però. Perché qui c'è l'immagine, perché lui, tu sei molto metaforico, quando parli del concetto come immagine. Ecco. Qualcuno ha detto vedere come immaginare. Questo lo fai, non, come tutti i poeti, non esprimi un pensiero se non in forma immaginifica, immaginare. Lo fai spontaneamente, come in questo caso, quando parli appunto del famoso stagno di cui parlavo prima. Sì. A pagina 22, sotto il titolo. Insomma, Truffaldino, critica della Sì. ragion pratica, c'è invece questa contemplazione, termine da sottolineare, contemplazione, questa poesia molto contemplativa, di un circuito chiuso di acque, appunto, in questo caso, credo che sia questa la poesia. Sì, Non so se era sì, sì, sì. qua. Ah sì. Lanciare, tutti ci abbiamo provato a lanciare i sassi piatti. Ognuno ha il record personale, quanti rimbalzi ha fatto, insomma. Bisogna trovare l'acqua giusta, perché poi ho provato in mare e non funziona proprio. E allora, anche lì, ci vuole il sasso giusto e l'occasione giusta. Il lago giusto. Infatti, me l'ho messo anche fra parentesi questo testo, perché era un sovrappensiero. Ma l'ossessione era il rimbalzare sull'acqua ferma. Vagliare il ciotolo con cura in attesa dell'attimo perfetto, quell'armonia tra forza e inclinazione che per un attimo si fa speranza di un galleggiare prodigioso, sopra il nulla, sopra il tutto, un attimo. E poi di nuovo quella trasparenza che nasconde e illude il tempo che fugge e l'attrazione del fondale, che poi alla fine il sasso, pluck, fa giù. Quello che mi ha fatto dire, penso di non sbagliarmi, ma qui c'è Montale. Non so se vi ricordate la famosa poesia di Montale, Cigola, la carrucola nel pozzo. Qui c'è la memoria che sale Sale. a galla e poi ritorna giù. Perché questa poesia, pagina 24, si intitola Guarda caso Pozzi. E ha a che fare con questi pesci che poi non sapevo che fosse i cavedani. I cavedani. Io ho pescato da Ah, tu hai piccolo. pescato. Allora, io ho pescato anche in maniera molto volgare con la rete. Qualcuno mi ha detto, ma con la rete? Ma mi mancava, il mio amico l'ha fatto l'esplosivo. Il mio amico l'ha fatto, giuro, non è uno scherzo. È andato in scrivia e mi manca lo strascico. Ma un mio amico che abitava lì sullo scrivia mi ha confessato che mi ha detto, guarda, oggi i pesci, sono andato a casa sua, lui aveva la canna, no? Adesso un attimo di stemperare l'atrocità. Lui aveva la canna, era molto bravo, e io era da un po' che andavo invece da lui a pescare sotto casa sua praticamente con la rete. L'aggettivo volgare me l'ha detto lui, mi ha detto, cavolo se sei volgare, pescare con la rete, guarda che bello con il galleggiante, eccetera. Poi un giorno arrivo. E mi dice, guarda che oggi di pesci non ne prenderemo. Ho detto, beh, ma come fai a saperlo? Cioè, perché ieri è venuto, come si chiamava, non lo so, e abbiamo buttato l'esplosivo. E tu dici, ma a me è volgare. E cioè, questo è una fase, è a un chilometro dal fiume, dallo Scrivia, c'era un pozzo di una casa, l'ho visti, e c'erano dei cavedani di mezzo metro, che io non ho mai visto un cavedano più grosso di così. E non so come hanno fatto a finire lì. Ho questo dubbio da 60 anni, 50 anni. È una poesia un po' sciocchina, un po' Ah, però, lieve. interessante. Eppure c'erano cavedani nel pozzo così distante dal fiume e invaso da rami e foglie.
Lo dice la memoria esatta nell'aggallare un ricordo altrettanto lontano. Chissà da dove giunti e come. Se prigionieri a vita o liberi di ritornare alla corrente o a qualche inconcepibile cloaca per misteriose vie. Tu sei anche un poeta in fondo civile, no? Ogni tanto affronti problemi che sono problemi etico-civili, quindi poesia anche abbastanza impegnata. Per esempio, ti occupi ogni tanto dei migranti o degli Ne ho emigranti. parlato in diverse Ne hai parlato. postazioni. Pagina 25, contrapponi colui che migra a colui che non migra. Colui che migra è un nomade in fondo, colui che non migra è un sedentario, è un come si dice, contadino, insomma. Ecco, qui è molto bello che la poesia in questo caso diventa quasi spiritosa. Il titolo è lui, uno dice ma chi è lui? Poi si capisce dopo, il soggetto molto spesso lui lo seppellisce già nei primi versi, per cui bisogna andarlo a frugare il soggetto, no? Lui è proprio questo che ha abbandonato la casa, credo che sia un migrante, giusto? Sì. Beh, l'abbiamo visto tutti fuori dai supermercati, non so, penso che io ho un mio amico che aspetta la moneta. E se tu lo guardi bene, praticamente il migrante a volte ti fa un po' sentire in colpa di non esserlo, perché invece lui non ha una casa e cerca te, tu hai una casa e non cerchi lui, no? Sei lì davanti appunto all'S lunga, anch'io ho almeno due che sono fissi lì. Per cui magari se vuoi leggerlo. Ah, scusate, una cosa volevo dire, questa è la sezione, pensate, che si intitola Sotto le bombe. Quindi uno si aspettava, l'ho detto, si aspettava sotto le bombe, questo parlerà di guerra. Ecco perché dico che lui usa spesso i termini in forma appunto metaforica. Però c'è l'esplosivo dei pesci. Certo, questo l'ha detto dopo. Beh, ma questa è una guerra, sono tutte, sono, queste sono in un modo o nell'altro, Sono altri ne tipi di parlo, bombe e di guerra. tra l'altro i migranti, anche questa ulteriore notizia di Ulisse, che è un personaggio che ritorna spesso nella mia poesia, Omero me l'ha copiato più volte, no? Parla in realtà è una figura di Ulisse, e ne parlo di guerra anche nella poesia Mamma, Che leggeremo adesso. che lui, che aveva abbandonato casa, un campo avaro da coltivare, la madre che parlava di futuro, la vecchia brocca per l'acqua, due speranze e un mezzo sogno, che mare aveva perduto qualche amico e un orologio, le scarpe e due figli, che sulla sabbia ha lasciato orme di mani e piedi, il nome, un ciondolo, e poi più oltre, nella campagna verde, brandelli del suo popolo. Infine, trasparente ed invisibile. Ed io, che esco con la spesa, le monetine in mano, la presa salda sul carrello. Potrebbe essere un racconto. E questo è terribile perché ogni volta che vado al supermercato, 3 volte alla settimana, penso a questa poesia. Che lo proprio so proprio perché l'ho scritta. Quindi proprio. Questa fa piangere. Questo è Pagina terribile. 27 Questo è sulla terribile. mamma, perché Mauro, l'ho letto in intervista, che ha fatto una cosa, ha una mamma sui 90 anni, giusto? 93. 93 anni, signori, 93 anni. E ogni volta che lui va da una mamma di 93 anni, chiaramente la mamma vuole sapere che cosa c'è fuori. È un po' della serie, caro amico, ti scrivo. Specie negli anni io non l'ho vista per 36 mesi Ah sì? perché tramite Covid erano blindati nella struttura, mia madre si è messa a rotelle, eccetera, eccetera, per queste giornalità. E dopo l'ho vista per quasi un anno dal vetro con il microfono modello Sing Sing, ed è una cosa che ti lascia davvero dentro, non solo un sentimentale da questo punto di vista, ma arrivare, io ci vado domani mattina se proprio volete saperlo, e mi devo preparare, perché quando Guarda, anche adesso. sì, no, non c'è più il vetro adesso, non c'è più neanche la mascherina, poi la rimetteranno per un. Mamma, tutti parlano della mamma. E quindi andando domani? E no, dico, mi devo già preparare perché per me è una cosa molto forte, molto, anche perché mia madre, che è lucidissima, gioca a carte, diciamo, fa parte della quota di quelli che stanno meglio.
perché sì, insomma, qualcuno ci va, non... paese. Sì, è vero, sì. Ma no. Non è che fuori accada molto, le dico, quasi sentendomi in colpa per una vita che scorre via di qua e di là dal vetro che ci separa nel salone freddo. Mi chiede qualche moneta per il tè. Abbiamo ancora soldi? E un po' di frutta, scrutando nei miei occhi se anche me divora il tempo, orgogliosa dei suoi capelli, ancora tutti neri. Che dirle, come dirle, che tutto fuori come noi va in polvere, impercettibilmente, e che una perfezione mai raggiunta vira al nero, e il nero si fa grigio e bianco, e poi sarà una trasparenza, poi una parola, un'ombra contro un muro, un eco. No, da fuori si sciolgono in ghiacciai, non oso dirle, la terra si sfarina in polvere. Qualcuno muore ed altri fingono di vivere. Ma io devo scappare. Tu resta qui, al riparo. Ed era veramente nei momenti del Covid, dicevo, tu sei più al sicuro di me, perché io per andare a fare la spesa mi devo mettere lo scafandro. E quando arrivo a casa devo lavarmi tutto, se non l'abbiamo vissuto tutti, non vedi con niente. Terribile questa Eh poesia. sì. Come dire, mamma, ti Ma racconto. davvero i capelli neri, lo sai? Tutti, Ancora? A sì. 93 anni? A Mi ha 93 anni colpito. si lamentava ancora recentemente che allo specchio si vede dei capelli bianchi, che ci sono, ma se la vedete a questa distanza sono neri. E Veramente, cioè, dico, mamma mia. indicativamente, io non ce li ho già più. Cioè, Spara il colore, scusami. no, 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 perché proprio no, 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 no. come no, Tutti neri, ha tutti i proprio denti, quella. e ha Cioè, praticamente tutti i suoi denti. beh, e poi ancora luce la prendi, Lucidissima, caspita. fisicamente a pezzi, cioè, proprio lasciamo stare. Ma bello, beh, perché il poeta è come se raccontasse: mamma, ti dico che cosa accade fuori. Molto bella. Cioè, della serie non ti sei persa niente. Stai Sì, l'idea è quella. Anche per ritornando tirarla chissà su, dire: guarda, stai tu stai qui riparato tranquilla, che noi sì, fuori stai facciamo un mazzo riparato che stai non è. riparato dalle Stai bombe. riparato da... Sì, fuori cioè, era la guerra, era una metafora della guerra che adesso sono... Dunque, finiamo questa sezione perché siamo molto in ritardo, ancora un pochino, con l'ultima poesia della prima parte, che è sotto le bombe, perché appunto, mi interessa molto perché noi siamo, a parte che siamo fra passato e futuro, in questo presente un po' anomalo, un po' barcollante, no? Siamo dentro appunto, un labirinto. Però, ecco, la consapevolezza è che non c'è uscita da una certa situazione, ma purtroppo non c'è neanche la fuga indietro. Questa è la cosa Esatto. interessante. Non c'è neanche il ritorno. Avessimo la possibilità di tornare sui nostri passi, per esempio quelli precedenti al presente, il passato delle utopie, dei sogni, allora va bene. Invece no, siamo sbarrati di qua e di là. Qualcuno ha parlato, qualcuno dei saggisti, di una sorta di pessimismo, però siamo all'interno di un'antropologia della contemplazione, praticamente quasi spinoziana dall'alto, no? Per cui no, dicono che non è, questo non è nichilismo, perché tu sei un poeta, il poeta Non sono sostanzialmente contento dell'averlo, sono non felice sei contento. dell'abbraccio del nulla, non, Ah cioè, sì, però come diceva Leopardi, il nulla non lo devi godo, comunque saperlo certo. rappresentare. Ecco, si intitola Infine, la sezione Sotto le bombe. Sotto le bombe. Ecco, leggiamo questo e poi Che è in corsivo, proprio per chi. finiamo con la proprio sarà che il Morelli, che è la seconda sezione. Solo questo possiamo fare oggi. Più buio adesso, sempre più. La luce è un sogno. Averne in questo labirinto che si attorce a un centro irraggiungibile. C'è stato un varco, tuttavia, una chiamata a consacrare l'opera, l'impresa bella di raggiungere quel nucleo sfolgurante di ragione, i lunghi periti, speranze e perdite, ma infine l'irritante consapevolezza. Non c'è ritorno, non c'è uscita. Terribile, non c'è ritorno, non c'è uscita. E poi pensate che c'è una serie di richiami qui, perché infine sarà anche Anche l'ultima, dopo, sì. c'è la penultima sezione, si intitola infine con tre.
Poesie che non so, forse non avremo tempo di Diciamo che la leggere. poesia, infine, Sì. è un gioco abbastanza complesso. Sì, poi lascio chiudere te, però vorrei intanto andare sulla seconda sezione che è Seracchi e Morento, che dà il titolo appunto al libro. Allora, cerchiamo di andare in ordine. Prima si parlava della roccia, no? La roccia che ha una sua forma di vita senza nome. La roccia non si conosce, la pietra non si conosce, questo è un termine anche... Un tema pirandelliano sostanzialmente. La roccia non sa di essere roccia, la pietra non sa di essere roccia. Intanto, però, anche per la roccia c'è il fenomeno dello sgretolamento, perché la deriva dei ghiacciai Sì. sposta pure quello. Sì. Io ho immaginato una metafora, davvero, forse si va in direzione dell'allegoria, della nostra situazione, non soltanto la cronaca banale o la storia, ma proprio la situazione ontologica dell'uomo. E questo luogo in cui è difficile vivere, in cui la vita è ridotta veramente a cose piccole, negli interstizi. Mi è piaciuto molto. Queste creature che sono fiori, roccia, c'è il falco, c'è qualche animaletto, sono prese da questo ciclo di distruzione. Uno dei miei poeti favoriti, Tadeusz, dice: il mondo è un intestino oscuro, cioè questi o mangiare o essere mangiato. Questa è la vita, no? E quindi queste creature sono sia vittime che carnefici, perché fanno parte di questo ciclo inevitabile da cui non si può scappare in nessun modo. Lo stesso Terrio Jukes mette questa Sì, cosa. ne parla della roccia. Tu La poi roccia metti: persiste come nulla al la mondo. roccia persiste come nulla al mondo. Bellissimo. Lei Poeta persiste. spaventoso. Noi, scusa, consigliere, noi esistiamo. Lei Lei persiste. persiste. Sempre si esistere, ma un esistere diverso. Perché l'esistere non è un consistere, come spesso dico io. Ecco, la roccia persiste. Quindi qui possiamo soltanto scegliere le parti da questa citazione di Shiva, per esempio, la famosa dea del dio della distruzione, e anche della morena, la famosa morena come insieme di detriti che vengono trascinati appunto a valle. Qui Ecco. c'è una forte, devo dirlo perché poi tanto emerge, ma è quello che tengo a dire. C'è una fortissima polemica contro l'ottimismo della fede, chiamiamolo pure così, e anche contratti polemici. Tanto che mi aspettavo che prima o poi qualcuno nelle recensioni o negli interventi mi accusasse, insomma, si scagliasse contro i contenuti. Invece no, Tutti là. o sono d'accordo o non le hanno letto. Va bene, mi resta lì. Sì. Bene, allora puoi scegliere tu, naturalmente, altrimenti scelgo io. Dimmi, guarda, prendiamo le più brevi che Sì, allora le sono. più brevi sono queste qua. Pagina 36 c'è questa appunto, poesia che ha a che fare con un termine che a me piace molto, che è abisso. Però su questo abisso volano le farfalle, i moscerini. Ricordi questa poesia? C'è Siamo il a 30. Sì. 36, praticamente volteggiano, perché tu a un certo punto parli di danza, anche quella di Shiva è una danza, parli di danza cosmica, parli di armonia che ci supera, che ci trascende. Qui sono le farfalle che ruotano attorno al vuoto. Bello questa antitesi, no? I moscerini che galleggiano sul nulla in un raggio di sole. Subito sera. Ecco, galleggiano sul nulla. Al sole estivo, nel gelo che martella farfalle aggrappate alla vite e marmotte allerta, domina il proprio regno sgomento, un volteggiare infallibile. Tempo festivo per i moscerini, e tutto quanto grida vita, vogliamo vita, pietà di noi, gementi e piangenti. E questa è l'estate, la tregua da loro. Notare la finezza di questo gementi e piangenti viene subito a dire in questa valle di Eh lacrime. beh, Questo certo. c'è da pensare. Ecco, anche magari questa la leggo io, sulla danza del mondo,
C'è una pianta che io non, cioè che è l'aquileggia, Un giusto? fiore, sì. Un fiore, qui andiamo sulla botanica pure, un fremito sul grigio che ancora domina, si pensa immortale, lei, anche qui c'è un soggetto sottinteso, e nugoli di moscerini, rimangono le farfalle, storditi, la corteggiano come invitati alla danza del mondo. È l'aquileggia. Un lampo di vita in equilibrio tra due inverni. Anche questo l'ho letto Sì, sono in un'estate trasparente. di montagna molto breve, quindi la loro vita è proprio così, molto precaria. Poi, come piacerebbe appunto a Giampironi, c'è anche una fase animale. Ogni tanto tu, se c'è qualche animale, Sì, c'era sì. anche nelle poesie precedenti, Sì. come piaceva a Neri. Qui c'è una poiana sopra un topo. Ce ne sono Ci numeri sono vari. 38. Cosa fa una poiana sopra? No, non sopra, se in alto, che vede un topo dall'alto. che si immagina questo topo, che si immagina i topi ce l'hanno al di là, hanno una religione, hanno un al di là, quindi si immagina questo. Anche per lui verrà a tempo debito un al di là chimera, il putrefarsi della carne, forse un becco riconoscente a scarnificare spoglie benedette dal vento, e poi i batteri meticolosi scenderanno il poco che resta, arricchendo la terra, ribattezzando la vita. Col cuore in tumulto, è il topolino, appena sfuggito al tuffo della poiana, rintanato al buio e grato al suo magnanimo Dio per il pericolo scampato. Bene, Siamo questo tutti noi così. Adesso faccio un quiz al salotto, nel senso chi fa venire in mente questa poesia? Perché io l'ho segnato qui, la pagina, Tiziano Rossi. no, di più, 30, 39. Praticamente è quella che inizia dove il vento e la pioggia. Si parla di un fiore dal giallo arrogante. Attenzione, un fiore dal giallo arrogante. E poi non so se tu sei d'accordo su questo, Promette l'immortalità. che promette, non so se tu puoi essere d'accordo su questa mia No, dillo, dillo. provocazione. No, 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 il poeta a cui c'è cioè, che mi fa venire in mente questo, non lo dico. Allora, leggiamo questa poesia sul fiore arrogante, il fiore giallo Beh, questa è arrogante. proprio una metafora dell'uomo. Vabbè. Sì. Dove il vento e la pioggia martellano istante su istante, dove la terra è un naufrago sopravvissuto agli uragani, la roccia un'ombra su verdi sfiniti, squilla il giallo arrogante di un fiore che si promette l'immortalità, percosso nei suoi pochi giorni dalla furia fredda dei suoi dèi. E aggiungerei che resiste però questo film, Finché credo. resiste, Finché resiste. Finché resiste, resiste, resiste. Sì, certo. Ma la credo vita è così. che. Sì, La vita è certo. così. Il fiore che resiste, io ne ho pensato uno, però La può darsi ginestra, no? la ginestra, Beh, giallo, può certo. darsi che non siate d'accordo. Non dello così in alto in Subito mi è venuto in montagna. mente la ginestra di Leopardo. Sì, io l'ho pensato così. Poi sono andato a vedere se c'era un fiore giallo, l'ho trovato, ma non ricordo. Sarà un egiziano o qualcosa del genere. Da Ma non è così Tarassa, importante. Interessante, può darsi. Interessante. Sì, bravo. Questo me lo Interessante. ricordo per la prossima presentazione. Ecco, quando parlo a pagina 43 di qualcosa che resiste, che è un termine suo, resistenza, noi non siamo capaci di resistere, e direi solo di esistere per una volta, ma no, resistere è diverso da resistere. La pietra resiste, la roccia resiste. Prima appunto abbiamo visto il fiore che resiste sulla roccia, come la ginestra. Non so se la tua interpretazione è la stessa della mia, perché tu parli sempre, cioè, vabbè, io dico che spesso Eugenio Montale che paragona l'organico all'inorganico. Praticamente le cose che passano sono tutte organiche, le cose che restano sono tutte inorganiche. Il sasso, l'anello che non tiene, questa è un'altra cosa. E praticamente l'osso di seppia, che è quello che resta della seppia.
C'è sempre questa parte un po' mortale, no? Che però è fatta di roccia che comunque sopravvive all'uomo, come l'osso sopravvive alla seppia, non so se siete d'accordo, sulla pietra che resiste, cioè l'inorganico che la vince sull'organico, che è più forte dell'organico. Questo è un tema che già Leopardi ha affrontato, che montate come ogni tanto lo accenni anche tu. Ci sono diverse, c'è un nucleo di poesie sulla pietra proprio. Sì. Leggi tu? La 9? Sì, 9-9, No. pagina 43. C'è stato qualcosa, qui c'è stata un'annunciazione, diciamo. C'è stato qualcosa tempo fa e la sua impronta ancora urla sospesa nell'aria. Nessuno però ricorda venti a flagellare gli alberi, né fiamme, ma solo una strana quiete all'indomani, quando comparve la pietra nel silenzio che piegava l'erba. Da allora è attesa insopportabile, un lutto che non ci abbandona. In questo lungo dopo, farfalle e marmotte infervorate ancora dibattono di cause e conseguenze. Questo è parecchio. Ecco, prima appunto parlavamo dei nomi e del peso che noi diamo alla realtà, all'esperienza con i nomi. Qui appunto ne parli, pagina 43, fingono di avere nomi a sufficienza, Sì. quindi i nomi per dominare chiaramente la realtà. Ecco, queste sono queste creature che vedo come vedono l'uomo, che poi loro sono metafore dell'uomo, però come lo vedono con la nostra boria, no, di dare nome, comunque di possedere l'ambiente, di possedere il mondo. Fingono di stanno parlando queste creature. Fingono di avere nomi a sufficienza, mentre una pietra, una marmotta, un fiore continuamente mutano, sfuggendo ai trucchi della loro lingua. Sazi di valutare e scegliere, sono inetti, che si credono in cima alla catena alimentare, ma tremano dal freddo, bruciati dal sole, offesi dal vento, mentre cauti poggiano il piede a terra, volgendo al cielo ridicole, tremanti implorazioni. Beh, pesante, invece sono pesante, questo non l'avevo ancora letto, Certo. pesante. Più avanti, se siamo andati verso la fine di questa sezione, solo la pietra non soffre la sua logica e accetta come giusto fatto la pioggia, il gelo, che la sventra dall'interno e il rodere lentissimo del muschio. Tu al muschio sulla pietra dai un valore che non è sempre di vitalità della pietra, ma di una copertura per penetrare, come se il muschio fosse Sì, un parassita è della un pietra. parassita, sì. Il muschio che cresce sulla pietra come se la pietra, io non so se non gli ho mai chiesto se la pietra soffre la presenza del muschio, però l'idea è che se mi crescesse il muschio addosso forse non mi farebbe piacere. Forse d'inverno più, ma la pietra è meno fresca. Esatto. Senti, questa è bellissima questa della spira nel suo simbolismo. Ricordiamo la spira della fabbrica dell'Italsider, praticamente del padre, la spira di fumo che va verso il nulla. Però questa spira, non a caso, cioè, bello il gioco di parole, la spira, spira, o respira, questa spira e anche ci ricorda anche qualche altra cosa di brutto, il fumo che va verso l'alto, soprattutto di una ciminiera. Fa subito pensare a questo, ma mi pare che anche tu l'hai fatto capire. 13. No, che numero è? Perché ritorna più volte. 16. 16, ritorna più È volte. una Perché... delle No, 16. no, sì, beh, no, sono quelle immagini che... Sì. Sì, io ho giocato su un concetto che è una contraddizione che emerge alla fine. Vabbè, ovviamente l'immaginario fa riferimento, si parla di filo spinato, spiro di fumo, insomma, vagamente. Ci sono spire di fumo che salgono oltre il filo spinato. Ci sono uniformi sfolgoranti ed urla animali. C'è un muro crivellato, un cumulo di scarpe e musica in sottofondo. E poi ci siamo noi, rinchiusi fuori, inadeguati a decifrare i segni.
fatto pensare subito appunto cene, agli le ultimi film scarpe, fatti sì. su Poi la Netflix, musica in sottofondo è quella che e quelli che comunque ascoltavano la ti musica vedevano il ascoltavano la fumo, musica. ma vivevano la loro vita E anche i giganti a pochi metri. che adoravano Mi musica. metto la zona Brava, interessante, come film. la Sì, la zona zona di di interesse. interesse. Incredibile quel film, bravo, proprio quel Sì. film. Senti, allora noi stiamo andando adesso verso la fine, dice Mauro, la vita è cancellare tracce. La vita è fare tracce ma cancellarle, col tempo che passa, col divenire, con lo strapiombo, con le derive del ghiacciaio che è la nostra vita sostanzialmente, e dobbiamo trovare le nostre strategie per sopravvivere. Il poeta le trova le strategie per sopravvivere, però provando a dare un nome alle cose che sia compatibile con le cose stesse. Ah sì, poi qui addirittura un'allusione. Guardate le ombre stampate di Hiroshima sui muri, quello che restava della bomba nucleare, no? Adesso ho pensato anche a questo, in questa poesia. Nessuna storia per noi. Cioè, per noi non c'è storia, dice Mauro. Noi non abbiamo storia. Non c'è storia. Quando dice non c'è storia, perché la storia ci sopravanza. Ci lascia come le ombre, come segni sui muri. Terribile questa cosa qua che dice in questa poesia, no? Bella però, per chi verrà e per chi vorrà sapere. Noi sappiamo dalla bomba di Hiroshima, dalle Esatto. ombre stampate dei giapponesi sui muri. Ovviamente potremmo anche non crederci più. Non so se vuoi leggere. Leggerei questa Sì, vai. sulla pietra, perché Certo. immagino che siamo tutti, cioè, che siete stanchi, anche perché non è che ci sono poesie sui fiumi, ci sono, ma se c'è. Sulla roccia, questa è la più esplicita. La roccia non ha mai scoperto di non essere viva. Sopravvive così, pian piano sbriciolandosi, senza dolore. Nessuno osa dirglielo. Lei non chiede. Immobile, attende la fine dei giorni, fingendo di avere ancora vie di fuga. E ogni tanto ci sentiamo tutti un po' così, quando nessuno, non osiamo chiedere, facciamo finta di non capire, di non vedere. Ecco, andando verso più avanti abbiamo appunto la fine della sezione dei Seracchi, poi ancora alcune due brevi, dobbiamo correre per andare a mangiare. Mi spiace che qualcosa dobbiamo Ma ci mancherebbe, sacrificare, ci no? mancherebbe. Ma c'era questa appunto che posso leggere io, La luna è sul Ah. Seracco, pagina 62, La luna è sul Seracco. Abbiamo detto che cos'è il Seracco nel titolo. Il padre altissimo della Morena. Mi sono citate tutte e due, Seracchi e Morene, che è la nostra casa, un padre fragile che lentamente si allontana verso il cielo e che può scegliersi in un'apocalisse, sciogliersi in un'apocalisse. Abbiamo radici delicate, questo lo dice, il fondamento non c'è. Radici delicate, finché il vento scompiglia. Fiori, fiori. Cosa ho detto? Fiori. Fiori, cadono, non si può trovare. Fiori che il vento scompiglia e il nulla tenta. Tragicamente, crediamo nel domani. Coraggiosa questa, eh? Questo Tragicamente, finale è crediamo proprio nel cattivo, cattivo. Urma. Tragicamente, tragicamente, ma poi dico anche per fortuna, perché se no ci buttiamo giù dalla finestra. Però fa parte un po' della nostra È tragedia, ecco, fino a l'unica piangere. scintilla di speranza che hai messo in questo La più forte. Mauro, lascia a te Ma ti concludere. sei reso conto che questo è il libro che più racconta, deprimente della storia, magari, no, più deprimente, più che depressivo. racconta il nichilismo del 2000. Ci siamo dentro È fin qua. la tragedia finale, tranne questo piccolo scintillino. Io ti propongo alla fine di leggere proprio l'ultimissima poesia che ha a che fare con la Torniamo alla fabbrica, con la Notte più spira, presente. se vuoi, e con quest'ultima poesia, abbiamo delle cose da dire, possiamo chiudere questa bella sessione. È stata molto All'ultima divertente, sezione? molto Sentire la l'ultima musica di sezione. Gregor. Sì, la spira, dico solo due parole, Certo. scusatemi, ma la spira è una cosa che io, una cosa davvero, che in una forma, vabbè,
totalmente embrionale, ho letto in una lettura a Sera Valle Scrivia, un posto importante, no? Nel 94. Poi ho buttato via tutto. Mi è rimasta in testa, l'ho ripresa, l'ho pubblicata in una plaquette separata, ma non mi soddisfa, già non era esattamente quello che volevo dire, perché volevo alzarmi innalzarmi dal piano del ti racconto cosa mi è successo, ecco, che c'è. Qui sono, no, riuscito no, ho tentato di partire da un'esperienza personale, da un sider, eccetera, eccetera, la vita di mio padre, la mia zona anche, ci sono tanti riferimenti geografici, per dire qualcosa che Scusa, dovrebbe c'è essere un ancora il tuo papà? po' universale. No, è morto nel 2001, è andato in pensione. Ci sono l'idea è il poemetto di tipo modernista, ecco, che esce un po' l'amante dei poemi, dei poemetti, no? E ogni sezione ha il suo tono. Questo è un po' un tono che a volte è un po' anche polemico, c'è la parte più elegiaca, c'è la parte più concreta, più... Vabbè, è la settima sezione, quindi come uno sbocco di sangue, l'urlo. Le bombe esplodono, crollano i muri e gli eroi. In piena luce le mani invisibili rubano diari, preparano caffè assassini. Non prendere treni né aerei se tieni alla vita. Procedi rasente ai muri e parla sottovoce. Concorda. Ama il tuo tempo come prescritto. Compila i moduli con attenzione. Rinnega il futuro e scrivi, scrivi pure, ma non andare al fondo delle cose. Se la tua mano trema, arrestati alle forme, che il bene della vista è raggiungibile e tutto franerà in un balbettio, ti dicono. Però lasciando immacolata la coscienza, i nuovi condottieri hanno voci suadenti, sorrisi affabili, usano guanti per non infettarci, gestiscono le banche per la nostra sicurezza, progettano utopie concrete per il nostro bene, mentre gli iloti ciecamente credono. Sfidando a spada tratta al mare. Chi tenti di vedere al buio, diffidi dei sorrisi, invece, e spregi l'acqua morta in cui sguazziamo tutti, tutti innocenti come squali. Oggi i laghi sono gelati, i torrenti in secca, tutti sentieri impraticabili ed ogni rotta cancellata dalle mappe. Grida ogni strada, nomi vuoti e misteriosi che la storia ha raschiato via. Se scendi il rettilineo che da Novi punta ai monti, la vedi, la fabbrica che si raffredda come noi, la spira ben visibile di ciò che sale in nulla e si disperde. E qui ci sono i titoli di tutte le mie raccolte. E qui scatta l'applauso al La nostro parte. ospite. Grazie, grazie. 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 Grazie.